A questo tavolo incontriamo anche Dacen Dolkar, che è portavoce della consigliera della comunità tibetana in Italia. Dacen, ci sono delle foto qua per terra, le abbiamo riprese, un pochino si vedono anche da queste inquadrature. Chi sono queste persone? Allora, quello che sta, vedi qua dietro me, si so, i tibetani che si sono immolati in Tibet a partire dal 2009 finora. Quindi adesso più di 130 persone si sono immolati per il libertà, per il paese, per la patria, per loro, quando loro immolano e dicono che ritorno della Dalai Lama presto in Tibet e chiedono questa libertà, perché in Tibet non c'è proprio diritti umani. Non puoi avere foto di Dalai Lama e non puoi sbandierare la nostra bandiera. Quindi veramente la situazione in Tibet adesso è molto grave, molto... Senti, cioè, vedo che qui c'è un tavolo dove si raccolgono anche delle firme per cosa? Allora, noi raccogliamo firme, oggi è compleanno di Panchen Lama. Panchen Lama è seconda autorità del Tibet, nel 1995 è sparito, fatto sparire con genitori dal governo cinese. Allora, questo è veramente una situazione molto grave, perché è una vergogna, perché un silenzio, perché quasi 18 anni che non sappiamo nulla di Panchen Lama. Lui adesso oggi compie 25 anni, nessuno parla. Per esempio, se succedesse qua, un bambino di 6 anni sparisce, subito vengono nel televisione e fanno vedere chi l'ha visto, queste cose, no? Invece per Panchen Lama nessuno si muove. Una volta le Nazioni Unite ha chiesto dove sta, non c'era notizia finora. Noi facciamo delle campagne di raccolta firme sempre. Allora, invece di posto di Panchen Lama vero, quello che è scelto da Dalai Lama, è scelto un altro bambino, un funzionario da loro, no? Un bambino tibetano, una Panchen Lama falso. Quello Panchen Lama falso noi non accettiamo. Noi vogliamo quello che è scelto da Dalai Lama. Ma questo Panchen Lama sarebbe stata un'autorità religiosa? Se lui è come reincarnazione. No, scelto da loro, non ecco, infatti, cioè la Cina ha imposto un'altra autorità religiosa ai tibetani? Sì, questo sì. Quindi mi fa ridere, perché dal governo cinese vogliono scegliere reincarnazione, insomma, maestri, come fa a scegliere reincarnazione, no? Perché loro non credono religione, loro dicono che religione è veleno. Allora, come fai a scegliere dei maestri? Loro vogliono scegliere Dalai Lama, no? Quando Dalai Lama non c'è più, loro vogliono scegliere. Questo non è possibile. Grazie, Dacen Dolkar.